Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video, nuova recensione. Questa volta vi faccio vedere la mia lavatrice della Samsung. E vi faccio vedere ovviamente i programmi, eccetera, vi dico come mi sono trovata e poi in una seconda parte di video praticamente vi farò vedere come si pulisce la lavatrice. Dato che tutte le lavatrici puliscono praticamente uguali, non vi faccio il video dove vi metto il prima e il dopo di come lava i vestiti o le cose dentro, perché sinceramente vi dico solo cosa ne penso, la mia recensione basta, perché ora che finisce di lavare i vestiti, eccetera, ci vuole un bel po' e non voglio che questo video dura tanto. Per cui adesso vi faccio vedere i programmi, vi faccio vedere la mia lavatrice della Samsung e il modello non lo so se c'è scritto, adesso vedrò vedo se qual è il modello della Samsung, perché ce ne sono tanti. Vi dico, detto questo, prima di tutto iscrivetevi al canale. Lasciatemi un like e un commentino qua sotto se anche voi avete questa lavatrice o se avete un'altra. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Questa è la mia prima lavatrice che è inclusa alla cucina che ho comprato, per cui non vi dico il prezzo, ma più o meno sono andata a vedere prima di comprare la cucina insieme alla lavatrice che mi hanno regalato, più o meno costa sui 700-900 euro, su quella cifra lì in poche parole, perché poi la marca è Samsung, per cui. E dato che a me è venuta gratis comprando la cucina, allora giustamente non l'ho pagata. Comunque adesso ve la faccio vedere, per cui buona visione del video. Allora, questa è la mia lavatrice che per il momento resta qua perché ancora ci sono ancora tanti lavori da fare in casa. Ve la faccio vedere. Allora, qua c'è il libretto dove vi dice tutto, manuale. Qui è dove ovviamente si mette detersivo, candeggina, ammorbidente. Ammorbidente, allora di solito qua si mette la candeggina, qui l'ammorbidente e qui il detersivo. Io faccio sempre così per la pulizia della lavatrice. Giustamente ve la farò vedere in un video. Allora, intanto accendiamo. Qua è dove si accende, c'è anche la musichetta, eccetera. Allora, vi faccio vedere i programmi. Praticamente c'è il rapido 15 minuti, misti, delicati, lana, intensivo a freddo, colorati, trapunte, eco 40 e 60, cotone, sintetici, vapore igienizzante, che questo è molto utile, risciacquo e centrifuga, poi c'è scarico e centrifuga e pulizia cestello che tutte le lavatrici ce l'hanno. Ovviamente qua è la rotellina dove cambi. Allora, ad esempio, io di solito faccio o misti oppure colorati. Allora, colorati ti fa vedere quanto ci mette, cioè vuol dire 1 ora e 25. C'è già in automatico, ti segna diciamo, qua ti segna la centrifuga che può fare. Ti segna il livello, cioè vuol dire ti mette 4 e la temperatura qua ha messo 40. Segna da solo in automatico senza che tu puoi cioè schiacci. Se ad esempio non vuoi a 40, schiacci e metti a 20, ad esempio. Poi c'è allora questo adesso vi dirò che cos'è. Poi qua potete selezionare schiacciando ovviamente col dito. Infatti, se voi selezionate qua cambia
l'orario. Cioè invece di un'ora e 25, adesso è un'ora e 35. Qua invece un'ora e 45. Invece questo, sempre touch, qua c'è l'orario, il tempo che potete mettere, ad esempio 2 ore. E di fianco, vabbè, play e stop, qua è dove si accende. Praticamente, adesso se voi guardate il manuale che ovviamente vi daranno per forza con la lavatrice, c'è tutto, c'è scritto tutto, eccetera. Perché molte persone, nell'altro video che avevo fatto della lavatrice di mia mamma, mi avevano fatto delle domande assurde sui programmi, su tante altre cose, ma qua c'è tutto, non dovete buttarlo questo perché vi serve, è molto utile. Io questo qua lo uso e lo tengo sempre qua vicino a me. Vi dice anche come pulirla, infatti c'è scritto anche il detersivo, come pulirla, eccetera. Qui ci sono i programmi che ti dice il funzionamento. Per cui lo 02 è il display, che è questo. Poi abbiamo questi qua che sono numeri. C'è anche lo stilo facile che è il 9. Dov'è questo? Questo è lo stilo facile. Questo qui è lo stilo facile. Ma comunque. C'è scritto tutto qua, c'è la descrizione. Ah, vi dice anche i programmi e la descrizione di anche quanti chili potete utilizzare. Ad esempio, vapore igienizzante va bene per il cotone e lino che possono essere trattati in contatto diretto con la pelle, ad esempio biancheria intima. Questo programma è con vapore e elimina i batteri, per cui il vapore igienizzante, che è questo qua, se noi andiamo a metterlo così, abbiamo 2,38 ore. Ovviamente non dovete caricare troppo la lavatrice. Poi, sempre sul libretto che vi dice sempre tutto, perché qua, cioè, vi spiega tutto. Ad esempio, le trapunte vuol dire che dovete mettere le lenzuola, i copriletti e le trapunte, in poche parole. Io di solito i colorati metto tutto, compreso anche il nero. Qua c'è scritto da mettere in velocità la centrifuga perché viene ridotta. Comunque non dovete caricare troppo perché ad esempio qua c'è scritto 4. Ovviamente quello pulizia cestello, che è questo, massimo dopo 40 lavaggi la pulizia cestello, che è questa qua, che è di 2 ore 23. Dopo 40 lavaggi si può pulire dentro l'oblò. Invece c'è il prelavaggio, c'è anche, e l'intensivo, che è quello, sempre questo qua da selezionare. Qui vedete i simboli. Poi volevo far vedere se riesco a trovarlo, quelli lì. Vi dico quali sono, che livello sono quelli, se riesco a trovarli. Allora, l'ho trovato, che è praticamente qua, dove c'è scritto settore programma. Allora, il 3, che è praticamente questo, è la temperatura, che va dai 20 ai 90. Poi c'è il risciacquo, che è questo qua.
E ovviamente dovete sceglierlo voi quanto lo volete di risciacquo. Il tempo di risciacquo massimo è di 5. Infatti, come vedete, è 5. Praticamente è il tempo del programma del lavaggio. Invece, il 5, che è questo, è la centrifuga. Dove volete, cioè dove potete mettere dai 400 a 1200. Poi questo è l'opzioni. Praticamente c'è il prelavaggio e il risciacquo, per cui voi dovete selezionare uno di questi che vedete qua. Poi c'è smacchia tutto, che è questo. Questo qua è il programma che smacchia tutto. Qui se voi schiacciate praticamente smacchia tutto, che aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie. Poi l'altro è il tempo che voi potete scegliere, per, ad esempio 3, 4 ore, lo fate partire 5 ore, arriva, se non mi sbaglio, vediamo. Ore arriva. Avete tempo per metterlo anche fino a 24 ore. Poi vi ho detto che questo è il simbolo del stiro facile, che aiuta a stirare praticamente. Non l'ho ancora provato, ve lo dirò come si fa. E basta. Questi sono praticamente i programmi. Allora, se ovviamente non capite bene, eccetera, basta prendere questo e leggete, perché io faccio sempre così, prendo questo e leggo. Per adesso ho utilizzato rapido 15 minuti, poi ho fatto misti, lana, colorati e trapunte. Non ho ancora provato il vapore igienizzante, che volevo provarlo. Ho provato la pulizia del cestello, che mi sono trovata anche bene perché ovviamente è bella grande. Questa è di 7 kg, che non vi ho detto neanche di quanto è di 7 kg. Ha il modello è questo, c'è scritto anche di quanto è, 7 kg, il modello è questo, se siete interessati al modello, questo qua. Poi allora, ormai sono quasi 2 mesi che lo sto utilizzando e vi dico che mi sto trovando molto bene, è semplice da utilizzare e è ottima, perché ad esempio io l'altra volta ho messo la lana, le coperte col pigiama. Ho messo l'ammorbidente, un profumo eccezionale, e in più l'ha lavati proprio da Dio ed erano anche molto puliti. Stessa cosa con i colorati, cioè ho messo dentro tutte le magliette, eccetera, e direi che è top. Poi è facile da utilizzare perché voi basta solo che le selezionate, il programma che dovete fare. Da 15 minuti è anche fantastico perché se siete di fretta, che la roba non è tanto sporca, basta metterla 15 minuti ed è fantastico anche questa qua. E per adesso mi sto trovando bene. La musichetta è anche carina perché ha una musica un po' strana, poi ve la farò ascoltare. E niente, anche quando si spegne. Allora, questi sono i programmi. Ovviamente non è che c'è tanto da dire, adesso vi dico ovviamente cosa ne penso. E questa praticamente è la mia lavatrice di 7 kg. Allora, è facile da usare, come avete visto, i programmi sono fantastici. Ormai, anzi, mi sembra che sono ormai quasi 3 mesi, perché calcolate che mi è arrivata a dicembre, il 13 dicembre del 2022, e adesso
Siamo a febbraio 2023, per cui calcolate che un po' di mesi ce l'ho. La sto utilizzando poco perché giustamente essendo in due faremo due lavaggi a settimana, anche perché c'è anche un po' di risparmio, sinceramente. Dobbiamo risparmiare qualcosina. E niente, mi sto trovando molto bene con questa lavatrice. Se avete domande, volete sapere qualcosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per come pulire la lavatrice e come la pulisco io, ve lo farò vedere in un prossimo video. Ve la consiglio perché è ottima, è molto comoda. Non c'è proprio niente da dire perché è buona come lavatrice. Poi, appunto, è la migliore. È la marca che è Samsung e non lo dico perché così, anche perché sinceramente io non sto sponsorizzando e non sto collaborando con la Samsung, per cui vi dico solo questo. È la mia prima lavatrice Samsung ed è fantastica, mi sto veramente trovando bene. Non ho niente da dire. Anche perché il lavaggio lo fa bene, per a me per adesso dopo un tot di mesi non ho avuto problemi. La garanzia non mi ricordo perché dato che è tramite cucina, non so sinceramente, però credo che la trovate, la potete comprare anche su Amazon se non mi sbaglio, adesso non lo so di preciso perché non ho controllato. Comunque niente, credo che ho detto tutto. Poi fatemi sapere se volete vedere come funziona il vapore igienizzante, così ve lo farò vedere in un altro video. E niente, spero che sia tutto di questo video, perché era un mist tra recensione e ovviamente vi volevo solo far vedere il programma che c'erano e come mi sono trovata dopo un tot. Per cui ho detto tutto. Detto questo, fatemi sapere se anche voi ce l'avete, come vi state trovando e o se volete comprarla o avete intenzione di prendere questa lavatrice. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram e cliccare la campanellina e iscrivervi al mio canale, che vi aspetto con tantissime recensioni e tantissimi elettrodomestici in arrivo, sempre nella nuova casa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.